Poi vediamo qui. Proviamo la dodicesima volta e speriamo che vada bene. Ma stavo registrando. Ragazzi, buonasera ragazzi, buonasera ragazzi. No, è la dodicesima volta che rifaccio il video perché mi papino, poi non leggo neanche bene. E allora, niente, adesso io voglio proporvi un altro racconto di Diego Zucca. Così entriamo attraverso i suoi racconti nell'atmosfera russa, nell'anima russa, ok? Bene, bando alle ciance, se mi papino scusatemi, eventualmente mi correggo, ricomincio un attimino da una strofa sopra perché era appunto la dodicesima volta. E vorrei finire prima che arriva. Ti spiaccio in due che questa volta veramente, anche perché avrà fame ormai, e quindi sarà un po' una viperetta se non gli do da mangiare. No, beh, a parte scherzo. Dunque, Malcik, una statua per il cane randagio di Mosca, by Diego Zucca. Questo articolo lo troverete su Toscana Today, poi comunque posterò anche il link, in modo che andiate anche a vedere altri articoli, perché è un dunque, giornale web nazionale indipendente molto interessante. Ok, bene. Dunque, Malcik, il cane del sottopassaggio nella stazione della metropolitana Mendelevskaya. Verrà un giorno in cui l'uccisione di un animale verrà considerata la stessa stregua dell'uccisione di un uomo, Leonardo da Vinci. Nella grande metropoli che è Mosca possono succedere tante storie, grandi o piccole. Quella di cui sono venuto a conoscenza e che voglio raccontare è una piccola grande storia, la storia di Malcik. In russo bambino, un cane randagio di taglia medio-piccola a pelo corto. A Mosca, ma poi in tutta la Russia, ci sono tantissimi cani senza una casa e hanno fatto dell'arrangiarsi la loro virtù. Sono molto intelligenti, cercano sempre luoghi caldi al riparo dal freddo siberiano e sanno quali sono le persone che con più probabilità li nutriranno. Ogni cane ha una sua zona ben precisa, quella di Malcik. Era il sottopassaggio della stazione della metropolitana Mendelevskaya. Le persone lo conoscevano, ogni tanto gli portavano il cibo e lui viveva là, tra alcuni cartoni in un angolo caldo di Mosca. Un cane molto docile, hanno detto tutte le persone che lo conoscevano, che non aveva mai procurato noie a nessuno. I bambini lo amavano ed era molto popolare in quella zona. Una sera d'inverno, nel novembre 2001, entrò in metropolitana una modella di 22 anni, della quale non citerò neppure il nome, tanto nessuno la ricorderà per le sue sfilate. Aveva appena comprato un vestitino all'ultima moda per la sua cagnetta e stava per prendere, il metro. Malcik, abituato a difendere il suo territorio nella dura lotta per la sopravvivenza, dette due abbaiate alla cagnetta. La donna non si fece scrupoli, forse a causa delle diete, i suoi nervi erano labili, estrasse dalla borsettina firmata un coltello da cucina. Una volta si portava lo spray al pepe contro le aggressioni. Chiuse parentesi. E colpì Malcik non una volta, ma ben sei volte in modo mortale. Immagino lo stupore e il dolore di Malcik in quel momento per una morte del tutto inaspettata nel caldo del suo rifugio, della sua casa. Morì così, tra la gente che lo aveva sempre amato. La donna venne subito fermata, rischiando anche un linciaggio. Arrestata, processata, le fu diagnosticata schizofrenia paranoide. Fu condannata ad un anno di detenzione in un ospedale psichiatrico.
Ma la cosa non passò inosservata e una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Passa velocemente di bocca in bocca come una freccia dall'arco scocca, tra parentesi De André. E un gruppo di persone note, artisti e gente comune, chiese al direttore della metropolitana di poter costruire una statua in memoria di Malcik. Permesso ottenuto, ma con un problema, la statua non poteva essere piazzata nel sottopassaggio, sarebbe stata di intralcio. Problema risolto, la statua si farà in alto, vicino all'entrata del metro. Il 7 febbraio 2007 fu aperta al pubblico. Sulla scelta della data c'era una controversia. È stata scelta perché era nel calendario russo la domenica del perdono e in quel modo noi, il genere umano, chiedevamo scusa al povero Malcik. Oppure perché era l'ultimo giorno del cane, secondo il calendario cinese, molto seguito in Russia. All'inaugurazione c'era molta gente. Una statua di bronzo di dimensioni reali dal titolo Compassione ritrae Malcik mentre si gratta un orecchio, con la testa rivolta in alto alla ricerca di cibo o di una carezza amica, come era suo solito fare. Perché lo hanno ritratto in quella posa? L'artista ha spiegato, era un randagio, aveva le pulci, è giusto che si gratti. All'apertura molti bambini subito si fecero fotografare, abbracciando e carezzando Malcik. Ogni giorno la statua è vista da molte persone e ci sono sempre fiori freschi sul basamento. In questo modo Malcik, e i randagi in generale, non verrà mai dimenticato e vivrà per sempre nella sua metropolitana e nel cuore di chi gli vuole bene, pur non avendolo mai visto.